Sai cosa c'è di peggio dell'essere colpiti da un taser? Essere colpiti da un taser completamente nudi. Senza la protezione dei vestiti, non c'è nulla che ti possa proteggere da 50.000 volte. Ecco quindi un consiglio di moda. Gli indumenti sottili facilitano il contatto delle sonde del taser con la pelle. Al contrario, abiti pesanti o ingombranti possono ridurre la sua efficacia, ma non la neutralizzano completamente. Cosa puoi fare per proteggerti dalla scossa di un taser? Ecco il tuo nuovo migliore amico, il nastro in fibra di carbonio. Questo materiale può rendere immuni dalle scosse perché è un eccellente conduttore di elettricità. Quando la scossa viene rilasciata, la fibra di carbonio costringe la corrente a passare attraverso di essa, invece che attraverso di te. Se ti appresti ad affrontare una situazione in cui potresti incontrare autorità dal grilletto facile, la cosa migliore è apportare alcune modifiche al tuo cappotto, tagliando la fodera e aggiungendo del nastro in fibra di carbonio. Scegliere l'abbigliamento sbagliato non è la peggior cosa da fare. In questo episodio ti spieghiamo quali sono le cose principali da evitare se mai dovessi trovarti in questa situazione. Come sopravvivere presenta le cose peggiori da fare quando si è colpiti da un taser. Vediamo con cosa hai a che fare. Quando si parla di forze dell'ordine e di difesa personale, il taser è diventato una scelta popolare. Ma cos'è esattamente e come funziona? I taser o pistole stordenti sono dispositivi progettati per paralizzare l'individuo trasmettendo una scossa elettrica al suo corpo. Tutto ha inizio quando vengono sparati due piccoli dardi o sonde con azoto compresso. Il dispositivo emette dei sottili conduttori che possono misurare fino a 11 metri di lunghezza. Le sonde si allargano e si conficcano nella pelle e a questo punto le scosse si fanno dolorose. Una volta che i dardi entrano in contatto, inviano una scossa elettrica di 50.000 volte in tutto il corpo. Questa scossa è così intensa da interrompere il sistema nervoso e da provocare un'immediata contrazione dei muscoli. E sì, fa male. Quindi se da un lato non esiste un modo giusto di prendere la scossa, dall'altro c'è sicuramente un modo sbagliato. Se si commette uno di questi errori, i risultati potrebbero essere scioccanti. Il primo istinto dopo essere stati sparati è probabilmente quello di darsela a gambe, ma scappare potrebbe peggiorare le cose. Quando si corre, le sonde del taser hanno una maggiore possibilità di diffondersi nel corpo. Quando le sonde sono più vicine tra loro, la scossa si localizza in una determinata area del corpo, causando dolore in un solo punto. Ma quando le sonde si allargano, il dolore aumenta, portando alla paralisi di tutto il corpo. Se stai per essere colpito da un taser, è più sicuro stare vicino alla persona che ti spara. So che sembra assurdo. Più si è lontani, più farà male. Ma cosa succede quando non puoi smettere di muoverti? Il dolore del taser può salire alle stelle se non si fa attenzione. Quando si viene colpiti è importante rimanere fermi ed evitare di muoversi, perché questo può spingere le sonde più in profondità nel corpo, soprattutto in zone ricche di nervi come il viso, il collo, le ascelle o l'inguine. Muoversi troppo può influenzare il comportamento di qualcosa ancora più pericoloso del taser: la persona che l'ha sparato. Purtroppo, a causa dell'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine, gridare aiuto o agitarsi in preda al panico può peggiorare la situazione. La gente che ti ha colpito con il taser sarà probabilmente più che predisposto a farlo di nuovo. Qualora avessi un atteggiamento provocatorio o una reazione emotiva, i poliziotti tendono a considerarlo come una minaccia e lo useranno come scusa per sparare di nuovo. L'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche aumenta notevolmente il rischio di anomalie fisiologiche se colpiti da un taser. Quando si è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la capacità del corpo di rispondere allo stress e al pericolo è compromessa. Nei casi più gravi, il taser può provocare un attacco cardiaco o un'insufficienza respiratoria. È inoltre importante ricordare che questi pericoli si applicano anche a soggetti vulnerabili come gli anziani, donne in gravidanza e persone affette da malattie o disabilità. Questi soggetti possono avere già condizioni di salute che rischiano di peggiorare. Supponiamo che tu sia riuscito a sopravvivere alla tua straziante esperienza con il taser. Anche se ti senti bene, devi comunque rivolgerti a un medico.
Le sonde Taser sono progettate per penetrare la pelle e lasciano ferite che necessitano di cure e trattamenti adeguati. Se non vengono trattate correttamente, queste ferite possono infettarsi e peggiorare, portando a problemi di salute a lungo termine. E non dimentichiamo che possono avere effetti gravi e pericolosi per l'organismo. Una scarica elettrica intensa può causare anomalie alle funzioni cerebrali e convulsioni. Per non parlare del dolore causato dalla brutta caduta. Vuoi altri consigli sulle cose da fare e da non fare per sopravvivere? Quali sono gli errori più gravi da evitare in caso di incidente stradale? Il disordine nella tua auto può aumentare il rischio di morte? Puoi scoprirlo qui, su Come Sopravvivere.